pressi di Gorizia finalmente, dopo aver passato 2 giorni e 2 notti all'aperto. Esposto al fuoco nemico, sono riuscito a rientrare in trincea camminando carponi solo ieri sera, poco dopo il tramonto. Sono esausto. Infatti, per tutto il tempo che ho passato là fuori, non ho potuto chiudere occhio e i miei muscoli non rispondono più agli impulsi nervosi. Percepisco ancora l'orrendo fetore delle salme in putrefazione che mi hanno fatto compagnia in questi ultimi 2 giorni. Ho da poco riacquistato quasi pienamente la lucidità mentale, ma di tutto quello che è successo ricordo solo pochi frammenti. All'alba del 10 novembre tutto era pronto per la battaglia. Ricordo di aver bevuto il mio liquore mentre imbracciavo il fucile col cuore in gola, in attesa dell'ordine d'assalto alle trincee. Poi il vuoto. In un attimo mi sono ritrovato a correre incontro al fuoco austriaco, senza rendermi conto del pericolo, come una macchina infaticabile. Ogni pochi passi sentivo sotto gli scarponi i molli e fragili cadaveri dei soldati italiani colpiti dalle pallottole nemiche. Ma non arrestavo la mia corsa. Dopo aver ritrovato l'uso della ragione, ricordo di essere rimasto immobile per molto tempo, nascosto dietro a ciò che rimaneva dei corpi dei miei compagni. Ora che la battaglia si è conclusa, sento ancora rimbombare nella mia testa il rumore delle esplosioni e le urla strazianti dei soldati che morivano sotto le raffiche nemiche. Sono sicuro che questi suoni raccapriccianti mi accompagneranno per il resto della vita, perché hanno marchiato la mia anima. Non scorderò mai le agghiaccianti grida di terrore e atroce dolore dei miei compagni nel vedere la loro stessa carne dilaniata dagli infernali pezzi di piombo. Non dimenticherò la rapida successione dei colpi secchi delle mitragliatrici, né i tonfi assordanti dei cannoni che, accompagnati da un lungo rimbombo, portavano il suono della morte in tutta la valle dell'Isonzo. Questa guerra fa morire tutti, e allora facciamoci forza e coraggio, sperando che il tempo passi più velocemente, pregando Dio e pregando di poter vedere finire questa guerra. In quel momento si potrà morire di gioia e di amore. Oh.